So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. Quest'anno è tornato l'appuntamento più atteso dai bambini all'ospedale Santo Spirito di Pescara, il Babbo Natale Carabiniere. I militari dell'arma pescarese si sono uniti ai volontari a Dicesta, guidati dalla presidente Carla Panzino, per portare musiche natalizie, regali, allegria e tanti sorrisi nei reparti di chirurgia pediatrica e pediatria. Noi abbiamo accolto, così come facciamo da 16 anni, in maniera molto convinta e calorosa, l'invito che la Carla Panzino, la signora Panzino ci ha fatto e ci fa ogni anno, e ci facciamo interpreti con molta gioia e molta letizia di questa iniziativa. E quindi c'è un nostro carabiniere vestito da Babbo Natale che distribuisce dei doni ai bambini in questo reparto dell'ospedale, dove ci sono bambini appunto che soffrono e che sono in condizioni di non poter passare Natale e le feste in casa con i loro genitori e i familiari. I militari dell'arma hanno anche raccolto fondi per una donazione da fare all'associazione per i progetti di prossima realizzazione. Il gruppo di volontari è stato supportato dalla musica e i canti eseguiti dai laureandi di musicoterapia del Conservatorio di Pescara. Noi abbiamo portato la musicoterapia anche nei reparti pediatrici e anche in geriatria, e ci piacerebbe continuare a farlo, perché ecco, i bambini stanno molto meglio quando, e anche i loro genitori, quando possono trascorrere delle ore con i ragazzi facendo un po' di musica e cantando, e questo li distoglie forse anche dalla loro malattia e soprattutto tranquillizza i genitori. Voglio chiamare un mio socio fondatore, che è Berandino Fiorilli, che è stato con noi, oramai è con noi, un nostro sostenitore soprattutto anche dal punto di vista economico, perché non dobbiamo dimenticare mai che per noi la raccolta fondi è importantissima, e anche i carabinieri tutti gli anni raccolgono fondi per i nostri progetti. Ormai sono tantissimi anni che sono con la Dicesta, mi sembra il modo più bello per poter festeggiare non soltanto il Natale ma tutti i momenti di gioia per coloro che invece, come in questo caso, sono costretti in ambienti un pochettino meno felici, ma credo che questa sia la testimonianza di come si possa portare la gioia anche in mezzo alla sofferenza, e credo sia il modo più bello di passare il Natale. Una bella iniziativa che ha portato tanta felicità nei bambini che trascorreranno le festività natalizie in ospedale. È una tradizione ormai che i carabinieri a Dicesta vogliono dare e regalare all'ospedale di Pescara, ma soprattutto ai piccoli bambini, ai piccoli ricoverati, sia in ambito chirurgico che pediatrico che oncologico. Serve a farli sentire meno soli, ne siamo contenti.